Gino Vannini è rimasto l'ultimo lavandaio di Grassina. È una vita dedicata a questo mestiere antico. Sì, perché non ho voluto studiare, che mio babbo mi avrebbe fatto anche studiare volentieri. Però, come quando siamo da giovani, c'è questa idea. A che età ha cominciato a fare il lavandaio? Finito le elementari, non volendo studiare di più, e cominciai a aiutare in famiglia. Come usava a quell'epoca, tutti i ragazzi aiutavano i genitori. C'era da portare la biancheria fuori, da portarla in casa. Le cose da ragazzi, andare a Firenze a guardare la biancheria sui carretti, che non ce la rubassero, perché c'era anche quel pericolo lì. Come funzionava? Qui siamo vicini al fiume, Grassina. Lei utilizzava l'acqua di questo fiume? Questo torrente che viene dall'Impruneta, ora è un po' abbassato, ma prima era più efficace, portava più ricco d'acqua. E appunto si radunò tutto, diciamo, qui da via Pian di Grassina, che era detto Bubè, era il soprannome di mio bisnonno. Alimentava i pozzi, perché è chiaro, per fare il lavandaio ci vuole l'acqua senza vela. Quando si arrivava a agosto era la difficoltà, che si rimaneva quasi tutto a secco. Ecco, qui ci sono ancora i pozzi. I pozzi sono quasi tutti, ce n'è uno lì e uno qui. Quello lì serve per tutte le abitazioni di là. Quelli sono stati tutti ripieni. La sua casa, ancora una lavanderia in perfette condizioni, come veniva utilizzata all'epoca, negli anni 30? Ora è tutto come un museo, perché mi genero appassiona a questa cosa. Senta, come funzionava la storia della lavanderia? La storia della lavanderia funzionava. Se avevi una clientela buona a Firenze, alberghi, ristoranti, famiglie un po'... Avevo un lavoro sufficiente, era un reddito migliore degli artigiani dell'epoca. Era faticoso però? Faticoso sì, perché era tutto fatto a mano. Andare a Firenze, mia madre, mi ricordo, quando è tornata dal militare nel 1945, non volevo fare il lavandaio, perché come fare il contadino ci venne il coso di voler smettere, erano i mestieri faticosi. Andava a Firenze insieme a mia madre, ora non mi fa parlare troppo. Ci racconti come funzionava la storia del lavare i panni? Dunque, lavare, come funzionava? Andare a procurarsi il lavoro. Firenze dava il lavoro a 40 piccole lavanderie di Grassina, o circa 40, ora non so. Si andava a prendere i panni a casa? Si andava dalle famiglie con i sacchi. E con le ceste, si diceva, i barroncini a mano, si prendeva in Piazza Mentana a noleggio e i ragazzi andavano sempre per abbadare. Quando la mamma o il babbo andavano su dai clienti, rimaneva la biancheria sui carri e non venisse rubata. Poi veniva portata qui, nelle vasche? Io allora avevo 25 anni, avevo fatto tutto quello e visto anche guerra e via di seguito, ma senza tante onore di vittorie, fatto 2 anni di prigionia, insomma, questo non fa. Quando rientrai, non volevo, come gli ripeto, non volevo fare il lavandaio. E allora mio babbo mi disse, vai a fare il manovale, io un mestiere diretto non avevo, studiare non avevo. E io gli dissi, se mi comprate il camion, allora c'era, senza andare più con i barroncini a mano, e mi metto a fare il lavandaio anch'io. Mi compraron il primo 1100, un camioncino, e allora si cominciò a lavorare sul serio. Io, le mie sorelle, poi mi sposai, mia moglie, tutti di famiglia. Più 2 donne di a opera, si diceva. E così per tutta la vita? E così fino alla pensione mia prima e poi di mia moglie. Ma bisognava lavare a mano, dunque ho visto delle vasche. Fino ai 50 non c'era la lavatrice, c'erano già a Rimaggio in altri, gli americani, i tedeschi. Ma qui c'era meno sviluppo, c'era un po' più arretrati. Quando si comprò la prima lavatrice, allora le donne andettero in pensione e si rimase a lavare solamente noi di famiglia. Senta, ma quando si mettevano i panni nella vasca con l'acqua, era un lavoro ancora più pesante? Si tornava da Firenze con i sacchi pieni, 30 sacchi di biancheria, o che fosse con il barroccio, con il ciuco, con il cavallo,
da Firenze bisogna tornare. E si distaccava, cioè distaccare le donne. Segnavano, facevano tutti i fagotti e si buttavano in bagno. Dalla vasca veniva smollato, si dice smollare, le macchie di sangue o di caffè, le macchie insomma non vanno via imbucato, venivano con la spazzola e il sapone tolte e messe in baracchina, cioè una vasca a parte con l'acido, poi risciacquate e messe in bucato nella conca, l'ho visto qui va. E lì si bolliva con l'acqua in ebollizione, la lisciva, quella a zolle non lisciva fuori. E si, la mattina dopo, quando erano fatto tutto il bucato, che erano scolate, arrivavano le donne alle 6 la mattina, venivano anche da lontano, poveracce. Insomma, quella era la vita da allora. E continuavano. E cominciavano a lavorare, a lavare. Alle 6, con le mestole, le botte, sembrava una musica. Come mai va battuto il panno bagnato? Perché ora la lavanderia la sbatte, in girare il lenzuolo, la tovaglia, le robe grandi. Andavano battute, erano pesanti per battere, allora ci voleva la mestola, che ho visto la stropicciate, saponate, battute, sciacquate, passate nell'acqua chiara e che torci ho fatto vedere, si portavano. E per asciugare? Qui il prato che andava fino tutto là, poi si andava anche di là. E quel sistema invece di quando asciugatura? Quando pioveva, che erano tutti fuori, come la giornata che c'è stata anche oggi, in certe si stende, non si stende, che sapeva quasi da allora le bestemmie le facevano di fare. Perché non si faceva tempo a levarli, si ribagnavano tutti. Ma esistevano anche degli asciugatoi casalinghi? Asciugatoi e si stendeva al soffitto con dei fili tirati da un muro all'altro, poi si pensa l'asciugatore che ha visto. Quello lì è stata una cosa utilissima. Se avevi un locale, per esempio, un albergo o un istituto, che i giovedì ci rivolevano, non potevi aspettare che nel mese di novembre, dicembre, a volte ci voleva un mese per asciugare. La consegna era fissa? La consegna era da riconsegnare a quelle volte, ci voleva per il cambio. Quindi lunedì si prendevano, il giovedì? Il giovedì in media, il giovedì e venerdì si riportavano. Indipendentemente dal tempo? Sì. Ora, dagli anni 50 in poi, da quando ci fu l'asciugatore, quando pioveva si dava fuoco lì e si asciugavano tutti lì. Questo lavoro gli è piaciuto farlo? Da quando è sposato la Luisa, sì. Perché la Luisa che ha voluto dire? Perché la Luisa non era una lavandaia, la veniva a cucire qui, era una sarta. Siccome io però, come l'ho visto, sono... Io ho 27 anni, lei 17. Mi piaceva questa ragazza, però mi peritavo perché troppa differenza di età, allora si stava attenta a queste cose. Senta, ma lei l'ha aiutata sempre nel suo lavoro? Mi sposò perché a regola l'incantai, non so, con dei frottoli o discorsi. Ma entrava in una situazione dura per lei, due sorelle in casa, la mamma, il babbo e una nipote. Eppure entrò, mia madre la prese subito in simpatia. Mia madre l'ha imparato a fare la lavandaia e ha sempre lavorato con lei. Ha sempre lavorato insieme a me e siamo arrivati fino alla pensione perché lei era più capace di me in certe cose, per riconoscere la biancheria dei clienti, per stirare e tuttora stirare da sempre il ferro in mano. Quante ore ci voleva di lavoro al giorno? 10-12 secondo la necessità. Per tanti anni? Per tanti anni. Quindi è stato un lavoro infinito, immenso, che ancora lei potrebbe insegnare agli altri. Non sono buono per insegnare, sono troppo autoritario. Comunque, all'infuori da Luisa l'ha mai sopportato, non c'è mia nessuno. È rimasto l'ultimo lavandaio, qui ormai lavandaia a Grassina non ci sono più. A Grassina, quando sono arrivato alla pensione, quelli che non... Quando è principio delle lavatrici, venne la crisi dei lavandai. Quelli che non avevano la lavanderia in proprio e una clientela al di fuori delle famiglie, smisero tutti, andavano a fare qualsiasi mestiere. Una decina più forti con la casa in proprio, allora hanno potuto continuare. Quindi è rimasto comunque anche nel tempo un lavoro di qualità. Sì, sì, perché poi io, a parte tutto, ma sono pignolo, capito? Preciso, Luisa più di me. La clientela era con... Io non ho mai perso un cliente, lo raccontare una bellina. Sì. Eravamo a Firenze, sempre
quando ero un giovanetto, 17-18 anni, insieme con la mia mamma, con il parroccio. E c'era una cliente sull'Afrio un po' uggiosa, pretenziosa, non era mai contenta. Sicché, guardi Vannini, se la crede di non fare come dico io, va bene signora, si fa così, guardi, poi prende il sacco di panni e gli lascia sul duccio. L'ultima parola su questo lavoro, cos'è stato per lei fare il lavandaio? È stata la sua vita, la sua esistenza, la sua soddisfazione? I peggiori anni della mia vita sono stati 5 anni di fra militare e prigionia. Poi quando incominciai, dopo sposato, ho stati quante? Dunque nei 45, nei sposati 50, 5 anni, feci un po' lo scapolo. Ho sempre avuto soldi a disposizione perché si guadagnava, voglio essere sincero, in confronto a tanti altri giovanotti della mia età, possiamo dire ero un po' privilegiato, perché sempre io non avevo uno stipendio. Io quando io andavo da cliente, riscotevo, ero come belle parti. Quindi era un lavoro faticoso ma anche di soddisfazione. Sì, lei può essere contento della sua vita. Sì, perché ho trovato la moglie giusta. La moglie giusta e il lavoro giusto. Il lavoro giusto. Ma però non è brutto. È brutto il lavoro di lavandaio. Non lo consiglio a nessuno. Ora con il moderno sì, perché c'è tutte altre attività. Le macchine ci aiutano, ma aiutano anche la macchina, lavoro. Non pensano. Io guardo la Sandra Grassina, il lavoro che fanno, danno dei furgoni di lusso. Senta, però, comunque era bello quando si vedeva Grassina, tutti i panni bianco. Stesi. Guardi, non c'è tutte le case, era tutta biancheria. E si vedevano al sole asciugare. L'ho detto, erano 40 circa famiglie di piccoli lavandai. E finiamo con questa immagine di sole e di bellezza al vento. E grazie. Tutti, grazie a lei della sua compagnia. La, 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 la. Remember me.